Allora, lunedì prossimo ci sarà un gruppo, è un gruppo, non è una compagnia teatrale, è un gruppo. Gruppo Farò Follie, di Pesaro. Il gruppo, perché gruppo e non compagnia? Ecco. Allora, per il genere di spettacolo che facciamo, che è praticamente un po' un varietà, quindi si basa, diciamo, su elementi di intrattenimento come lo sketch, il monologo. Ecco, gruppo diciamo di attori che però fate delle performance. Esatto. Ci giudicherà il pubblico, comunque sempre a sfondo comico. Esatto. Lo spettacolo è basato appunto sia su sketch e monologhi, ma c'è anche chi canta, c'è un po' di musica, stacchetto, cioè creiamo uno spettacolo, un intrattenimento dove il pubblico si diverte e non ha, diciamo, i tempi morti. Ecco quindi questo uno via l'altro. Esatto, è uno spettacolo di fan, un po' di tutto. Un po' di tutto. Tutto un po'. Ma lo spettacolo come si chiama? Occhi ma il doppio senso, a fare una roba e ne pensiamo un'altra. Ah, ecco, ne pensiamo una e ne fermo un'altra. Quanto tempo è che siete in attività? Noi come gruppo siamo in attività dal 2015, però siamo venuti qui a Fano, quindi questa è la terza volta o la quarta volta. Quindi siete collaudati. Sì. Abbiamo visto che il pubblico insomma gradisce ci applaude, quindi siamo contenti. Quindi lunedì prossimo tutti ai Tre Ponti. Perché? Ai Tre Ponti di Fano, alla BCC Arena si chiama. Certo. Nita Rida, che ha ridetto un bel po'. E manca di giovane, Mark Mande.